Non è un momento particolarmente fortunato per le aziende della provincia di Savona. In particolare oggi analizziamo la situazione della Magrini. Qual è questa situazione? Oggi la situazione della Magrini è, come avrete già sentito, ho letto sui giornali o varie interviste, e la troviamo un po' critica, nel senso che non abbiamo avuto delle risposte precise alle nostre domande, e perciò ci siamo un attimo, come dire, spaventati della situazione, perché è una situazione chiara, una situazione trasparente, se si può andare incontro, avere un certo dialogo. A una situazione di non risposta alle domande ben precise, noi non abbiamo altro che trovato di fare delle azioni sindacali. Quali erano le vostre domande precise? Le nostre domande precise: qual è il nostro futuro? Diciamo, dopo le varie ristrutturazioni che sono state fatte in azienda, dopo tutte le posti di lavoro che abbiamo perso, diciamo, per tenere i costi, ci hanno sempre chiesto di andare incontro all'azienda. Noi abbiamo fatto delle ferie forzate. E abbiamo, diciamo, accettato una situazione di stallo, dove effettivamente i carichi di lavoro non c'erano per via di una crisi di mercato completa, nel senso di mercato a livello italiano, a livello europeo, a livello mondiale, però era trasparente, si vedeva. A oggi questa crisi noi non la vediamo. Abbiamo i nostri cugini, la Schneider, che si trovano nel sito nostro, diciamo, e loro sì, sono in cassa integrazione ordinaria. È una situazione anche lì non chiara, che anche sindacalmente si sta andando a toccare i punti per avere una visione limpida. Come rappresentante della UIL, che cosa si aspetta nel futuro di Savona? Beh, io come rappresentante della UIL nel futuro di Savona mi aspetto che i nostri politici si sforzino, si impegnino a tenere quelle poche aziende che abbiamo, a tenerle salde, a tenercele ferme qui.